Covid dell'Argentina allenta le restrizioni e riapre agli stranieri all'aperto, niente più mascherine. Su Fano TV il racconto e la testimonianza di Janina, di origini fanese, che vive a Cordoba, nel centro del paese. Nelle Marche scende la curva del contagio, ma ci sono 3 vittime in 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono quasi tutti non vaccinati. Al via la terza dose per gli ospiti dell'RSA. A Fano l'aumento di TOSAP e pubblicità scatena l'ira della presidente di Confcommercio. È irrispettoso per gli operatori, si rimette a mano alle tasse comunali o alzeremo barricate. Applausi ed emozioni a Urbino, conferita al CT della Nazionale Roberto Mancini la laurea magistrale honoris causa in scienze dello sport. Fotografie, articoli di giornale, documenti e poesie. Enrico Tosi racconta in un libro la storia del Carnevale di Fano. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con l'intervista che abbiamo realizzato ad una donna che vive in Argentina ma che ha origini fanesi. Janina, questo suo nome, ci ha raccontato che cosa sta succedendo nel suo paese tra contagi, norme anti-Covid e Green Pass. Sentiamo. A un anno e mezzo dal primo caso rilevato nel paese, il governo argentino ha annunciato le nuove norme riguardanti la pandemia da Covid-19. È stato abolito l'uso della mascherina negli spostamenti normali all'aperto e ci sarà una progressiva riapertura delle frontiere agli stranieri. In una conferenza stampa il ministro della Salute, Carla Vizzotti, ha indicato che questo allentamento delle misure è stato reso possibile da una forte diminuzione dei casi di coronavirus nelle ultime settimane, ma anche da ritardo nell'ingresso della variante Delta e dall'avanzamento del piano vaccinale. Dal 1 ottobre poi sarà autorizzata la partecipazione del pubblico a eventi di massa all'aperto come concerti e partite di calcio per il 50% dei posti disponibili all'interno della struttura. Ma come hanno appreso la notizia gli abitanti del secondo stato più esteso dell'America Latina? Lo abbiamo chiesto a Janina Filippetti, che vive da sempre a Cordoba, nell'Argentina centrale. Casalinga di 41 anni, Janina ha un forte legame con l'Italia grazie al papà Luigino, nato a Fano, e ai familiari del nostro territorio con i quali rimane in contatto. Janina, come ha vissuto questo anno e mezzo di pandemia e quali sono stati i mesi o i momenti più difficili? Ha stato veramente la situazione del Covid all'inizio, sono state prese misure di regione isolamento totale, era tutto chiuso, le chiese, le bar, enti pubblici, banchi. Oggi è tutto aperto perché abbiamo l'elezione e le politiche di turno, non so come si dice, hanno perso e hanno fatto che si deve aprire tutto, che non dobbiamo mettere le mascherine, che va bene senza, e il popolo ha fatto: oh Madonna, non è così, non ha fiducia, e la gente ha paura con questa decisione perché non va. Il primo decesso da Covid in Argentina era stato registrato il 7 marzo 2020, 4 giorni dopo la scoperta del primo contagio. Ad oggi si contano più di 114.000 morti, di cui 92 nella giornata di ieri, e oltre 5.200.000 contagiati, più 1.538 in 24 ore. Numeri importanti, ma in calo, ci spiega Janina, visti gli oltre 46 milioni di abitanti. Nonostante i dati confortanti, però, c'è ancora preoccupazione. Non è che nulla i contagi, però per tanta quantità di gente, per esempio nella mia provincia del Rio Quarto, è nulla. Due contagi nella mia città, che ha 200.000 di persone, è poco. E le vaccinazioni come vanno avanti? La vaccinazione è la prima dose, è il 64% della gente. Con la seconda dose è il 45% più o meno.
Il Green Pass invece non esiste in Argentina per accedere ai luoghi di socialità o negli ambienti di lavoro, ma come ci spiega Janina, viene richiesto un passaporto sanitario soltanto per uscire dal paese. No, 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 no ti dicono, mi dai il passaporto dopo e ti metti al ristorante. No. Ci sono delle proteste? Sì, moltissimi. E prima erano le proteste per troppa restrizione, dopo si è tranquillizzato più o meno e adesso è la protesta perché non è normale, non è propriamente un casino, da un giorno all'altro dire sta tutto libero e senza mascherine, non va. E passiamo all'aggiornamento sul Covid nella nostra regione. Nel bollettino di oggi sono indicati 5 decessi, di cui 2 avvenuti domenica scorsa e 3 nelle ultime 24 ore. Si tratta di 3 donne e 2 uomini, tutti con patologie pregresse, di età compresa tra i 74 e i 93 anni. 2 delle vittime erano residenti a Sant'Angelo in Vado e a Monbaroccio. Inoltre, nell'ultima giornata sono stati rilevati 61 nuovi contagi, di cui 15 sia nella provincia pesarese che in quella di Macerata, mentre negli ospedali delle Marche ci sono 2 ricoveri in meno per un totale di 74. E su 21 ricoverati in terapia intensiva, 19 non sono vaccinati. Lo ha riferito a margine della seduta del Consiglio regionale l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. 2 degenti vaccinati, ha precisato, avevano altre patologie. E l'assessore ha anche annunciato che per evitare che alcuni focolai che si sono sviluppati nelle RSA possano portare a conseguenze peggiori, la Regione ha avviato il percorso per la somministrazione della terza dose alle persone ospiti nelle RSA e residenze protette. Intanto domani arriveranno nelle Marche più di 33.000 dosi del vaccino Moderna. E l'osservatorio epidemiologico della regione insieme all'Istat ha reso noti i dati sui giovani vaccinati. Il 60% dei ragazzi tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi, mentre oltre il 72% ha avuto la prima, sotto il 28%, la percentuale appunto dei giovani che ancora non è stata vaccinata. Il vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, ha presentato a Fano una iniziativa unica in Italia. Si tratta di una raccolta fondi per liberare il mare dalla plastica, tutelando così anche la filiera alimentare. Partecipa a Blue Crowdfunding, aiutaci a pulire il mare uno è. Con questo appello lanciato dai testimoni al Giobbe Covatta e Moreno Cedroni, sono partite una raccolta fondi e la campagna di comunicazione per liberare il mare dalla plastica, tutelare la fauna ittica e la filiera alimentare. Si tratta di una raccolta civica unica nel suo genere che invita alla sensibilità collettiva in un progetto concreto, innovativo e di sensibilizzazione di cui la Regione va particolarmente fiera. Questo è il commento del vicepresidente Mirko Carloni alla presentazione di lancio che si è tenuta ieri mattina a Fano. Infatti la sperimentazione è la prima nel suo genere promossa dalla Regione e dalla società SVIM, oggi SVEM, ed è un progetto cofinanziato da un programma di cooperazione territoriale europea. Beh, siamo molto orgogliosi di poter annunciare questo progetto di New Crowdfunding che in qualche modo coinvolgerà la nostra produzione, perché Garbage, l'università e tutti i soggetti che hanno lavorato a questo progetto, compresa SVIM, sono soggetti marchigiani che hanno messo insieme una barca con tutte le certificazioni tecniche per poter raccogliere la plastica. Questo tema credo che faccia la differenza tra il dire e il fare. Noi dobbiamo mettere in piedi, nell'ambito della blue economy, della sostenibilità ambientale ma anche economica, un progetto che ci vede protagonisti e in questo caso saranno le Marche a dare una soluzione di raccolta della plastica in mare a tutto il resto del mondo. Quindi è qualcosa davvero molto importante. Intanto invito tutti a partecipare alla piattaforma, al crowdfunding, anche con cifre basse, però per dare un sostegno a questo progetto. E poi dobbiamo essere bravi a creare una filiera produttiva di questo tipo di imbarcazione che verrà venduto in tanti paesi e sarà un esempio di come si può, diciamo, migliorare l'ambiente in mare. Il progetto, poi sottolineato Gianmauro Melis, amministratore unico di SVEM, coinvolge 13 partner di 9 paesi europei e punta alla salubrità del mare con un occhio di riguardo per tutto l'indotto del turismo e della ristorazione, anche per rendere sempre più appetibile questa porzione di Adriatico e le nostre.
nostre città. Un progetto che fondamentalmente ha quattro aree cardine. La prima è un'area fragile individuata nel Conero e le altre sono le città che hanno appunto valenza turistica importante, con centri urbani importanti come Fano, come Senigallia, come Civitanova, e quindi siamo molto felici, insomma, di portarlo io personalmente poi a Fano, che è la mia città, partire proprio da qui per centrare l'obiettivo dei 40.000 euro, che è l'obiettivo minimo per questa porzione di mare. Qualora appunto, come noi ci aspettiamo, il crowdfunding avesse ulteriore successo, potremmo ampliare questa zona di mare e quindi rendere un servizio ancora migliore, ancora più importante per la nostra regione. Il Comune di Fano fa sapere che nelle giornate di domani e di giovedì 30 settembre dalle 8.30 alle ore 19 via Trave, nel tratto che va dalla rotatoria Terrazze alla rotatoria che riguarda le opere compensative, e via Fornace nel tratto da via Trave a via Aldo Moro, verranno chiuse al transito dei veicoli per i lavori di asfaltatura del manto stradale. Sarà comunque sempre garantito il transito dei residenti. Andiamo avanti, rispettoso nei confronti degli operatori economici, e questo è il primo commento di Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano, alle prime segnalazioni giunte dagli associati che segnalano come il costo di TOSAP e imposta pubblicità sia notevolmente aumentato rispetto allo scorso anno, la prima del 16%, la seconda del 35%. Tutto ci saremmo aspettati da parte dell'amministrazione, continua Marcolini, tranne un aumento della cosiddetta tassa sull'ombra, cioè il pagamento per avere tende sopra le attività che si versa senza ricevere alcun servizio. Il segretario Marco Arzeni ha sottolineato che nel 2021 le attività commerciali hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo solamente dal mese di giugno e che un simile trattamento appare iniquo e tendente solo a fare cassa. Per la Presidente l'auspicio è che venga rimessa mano alla questione prima di alzare barricate. A Rubino invece sono stati vissuti momenti di gioia ma anche di emozione per l'allenatore azzurro Roberto Mancini, che ha ricevuto la laurea honoris causa in scienze dello sport. Grande motivatore e maestro riconosciuto di stile, dentro e fuori dal campo, incarna tutti quei valori positivi che la nostra istituzione intende valorizzare. Pertanto si propone al Rettore di conferire a Roberto Mancini la laurea magistrale ad honorem in scienza dello sport. Tanti applausi ieri al Teatro Sanzio di Urbino, dove si è svolta la cerimonia di consegna della laurea honoris causa al Mancio, Iesino Doc, che ha riportato la nazionale di calcio sul tetto più alto d'Europa dopo ben 53 anni dall'ultima vittoria. In toga e tocco accademico, Mancini ha tenuto una lezione magistralis sul tema leadership, coeso, spirito di gruppo, clima relazionale, come costruire una squadra vincente nello sport. È importante perché, insomma, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di molto importante per la nazione, e poi perché comunque l'università è quella di Urbino, e quindi per un marchigiano credo che sia un grande onore questo. Prima della consegna sono state vissute grandi emozioni, dall'inno di Mamiglia alla proiezione di un video che ha ripercorso i successi degli azzurri agli europei. Sarà l'ultima partita, quindi se vogliamo divertirci ancora per 90 minuti lo dobbiamo fare domani. Dopo il video sono seguiti i saluti del Rettore e la lettura delle motivazioni del riconoscimento consegnato al CT, esempio di dedizione al lavoro, serietà e grande talento. Poi la formula ufficiale. Conferiamo a Roberto Mancini, nato a Iesi il 27 novembre 1964, la laurea magistrale ad honorem in scienze dello sport, dato a Urbino il giorno 27 settembre 2021. A Teatro Sanzio ad attendere Mancini erano presenti anche il ministro del turismo Massimo Garavaglia e il presidente della regione Francesco Acquaroli, che lo ha voluto come testimonial di promozione turistica delle Marche. Il CT, ha commentato il rettore dell'università Carlo Bo, ha dimostrato quanto gli uomini e le donne di questa terra sono in grado di fare e quanti obiettivi riescono a raggiungere. La cosa che mi piace molto anche nel discorso che ha fatto e nella sua
carriera è quella che i risultati, gli obiettivi si raggiungono con il lavoro. Quindi un messaggio che ho detto anche in altre interviste, rivolto soprattutto agli studenti, che appunto di guardare con positività al futuro, alle possibilità di lavoro, solo se appunto studiano in maniera seria e quindi cercano di raggiungere questi obiettivi con gli strumenti più adatti. Il tecnico è arrivato da solo in auto sotto il rettorato in Piazza Rinascimento, ha firmato autografi e posato per i selfie. Ad accoglierlo per la cerimonia invece c'erano il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, e il sindaco della città ducale, Maurizio Gambini. È stata una laurea doverosa perché era già in animo, come ha detto il rettore, quindi lo ringrazio per aver pensato a questa laurea già da un paio d'anni, ha detto sul palco. Con la sua relazione che ha fatto, veramente ha spiegato cosa vuol dire avere una leadership per i diversi settori. Non è per tutti uguali, però nel campo calcistico sicuramente ci ha fatto veramente piacere ascoltare la sua relazione, perché veramente ti fa capire come si arriva a un risultato, come quelli che lui ha ottenuto prima da giocatore e poi da allenatore. Quindi veramente un giorno importante per Urbino, per la nostra università e per tutta la Regione Marche. Potevamo fare qualcosa di storico, dovevamo solo crederci, e noi abbiamo battuto sul credere che potevamo diventare grandi, e l'abbiamo fatto, e adesso la Coppa viene a Roma. Siamo noi, i campioni dell'Europa, siamo noi! Consiglieri del Movimento 5 Stelle di Fano hanno presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta Seri se intende procedere a una vera riqualificazione del Parco di Sant'Urso. I pentastellati ricordano gli atti vandalici, le devastazioni compiute nella notte di Halloween e non solo. Infatti hanno proseguito nel parco. Non è stata completata l'installazione delle panchine e degli elementi per la raccolta dei rifiuti. Inoltre i nuovi arredi sono già stati sporcati. Addirittura una panchina è stata divelta e trasportata altrove. Sembra che anche l'impianto di illuminazione del campo da basket sia fuori uso e mancano ancora 50 metri di siepi. L'amministrazione, hanno precisato i consiglieri, aveva dichiarato pubblicamente di essere pronta alla messa in sicurezza anche con le telecamere di videosorveglianza, ma anche queste non sono ancora installate. Rimaniamo a Fano perché questa mattina è stato presentato il libro di Enrico Tosi dedicato alla storia del Carnevale di Fano. C'era per noi Filippo Pucci. Il Carnevale di Fano, storia e cronaca. È questo il titolo del libro curato da Enrico Tosi sulla manifestazione più antica e dolce d'Italia. Il libro è composto da due volumi, il primo che va dal 1347 al 1940 e il secondo dal 1943 fino al 2017. Nelle pagine sono presenti diverse fotografie d'epoca e moderne, articoli di giornale, documenti e poesie. Con questi due volumi viene ricostruita la storia plurisecolare del Carnevale di Fano, dal secolo XIV ai giorni nostri. Sono due volumi che si possono sfogliare come una sorta di repertorio, perché sono riportate le documentazioni relative a circa 320, chiamiamole, edizioni del Carnevale. I volumi, già presentati nella scorsa edizione di Passaggi Festival, sono stati consegnati oggi e messi a disposizione della città. Ovviamente saranno consegnate delle copie qui alla Memoteca Montanari, nella sede della Carnevalesca, dove è possibile anche prenderli. Oggi ne facciamo la consegna ufficiale dei volumi a coloro che hanno consentito la pubblicazione, che voglio qui ricordare e ringraziare, ovviamente, a parte la Carnevalesca che ha coordinato l'operazione, ma c'è stato il contributo sostanzioso del Comune di Fano, della Fondazione Cassa di Risparmio,
della BCC, del Rotary Club e della Fondazione Cante di Montevecchio. Il volume dunque racconta la storia, le origini e gli sviluppi che si sono susseguiti nel tempo, puntando su quelli che sono i simboli caratteristici della manifestazione, come il getto dei dolciumi, l'introduzione delle maschere, i carri allegorici, i balli e le musiche. Era tanto tempo che Fano aspettava questo e insomma ci possiamo inorgoglire del fatto che noi c'eravamo, quindi siamo molto soddisfatti di questo. Alla conferenza stampa presente anche il sindaco Seri, che ha ringraziato l'impegno di Tosi nel redigere questo libro. Un documento, un tesoro straordinario che un fanese innanzitutto non può avere nella propria biblioteca, ma è un documento che dà valore al carnevale stesso, che dà valore ad esempio, sono quegli elementi richiesti anche per i riconoscimenti UNESCO per i beni immateriali, sugli eventi, sulle tradizioni. Per cui veramente un grazie a Enrico Tosi per questo lavoro straordinario di ricerca, di archivio, che gli fa onore, e ovviamente la città tutta lo ringrazia perché è un tesoro per la città. E lo scorso 26 settembre la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Sterpeti ha dato il benvenuto a Don Gabriele Mici, nuovo parroco delle comunità di Montefilcino e Sterpeti. Alla celebrazione presenti tanti fedeli, il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone e Cagli-Pergola Armando Trasarti e i sacerdoti delle parrocchie vicine. Oltre ad accogliere il neosacerdote è stata anche l'occasione per salutare e ringraziare Don Francesco Londei per il lavoro svolto in questi anni. Ricordiamo che Londei farà ingresso nella parrocchia Gran Madre di Dio a San Lazzaro di Fano il 3 ottobre alle ore 17. E adesso ci spostiamo al Pincio di Fano, dove 100 artisti si sono uniti per l'evento denominato Fortunarte. 3.000 visitatori e 100 artisti a Fano per una galleria a cielo aperto. Si è conclusa con un buon successo la prima edizione di Fortunarte, la manifestazione che si è svolta al Pincio il 18 e 19 settembre scorsi. Pittori, scultori, ceramisti, ma anche ritrattisti e creatori di oggetti artistici. Sono stati 70 gli iscritti e 30 ad invito che hanno portato le loro opere e un fitto calendario di incontri e conferenze. 13 artisti poi hanno partecipato al concorso di pittura estemporanea, offrendo ai visitatori un colpo d'occhio insolito nel centro città. Un evento che ha saputo lasciare un'impronta molto positiva nella città, realizzata da questa nuova associazione che è Fortunarte, che ha coniugato il nuovo progetto Fano en plein air, quindi di darci la possibilità di avere una città che respira a cielo aperto e quindi di avere tante attività all'aperto, con la presenza degli artisti in un luogo veramente fantastico. Un evento che ha saputo coniugare esposizione all'aria aperta con momenti di cultura generale, con la presentazione dei grandi artisti della nostra città che hanno lasciato il segno sia a livello nazionale che internazionale. Un evento che ovviamente ha incuriosito molto il pubblico che ha passeggiato in quei giorni nella città, perché si è ritrovato a tu per tu e a dialogare con questi artisti che di solito non è facile trovare nella città. Il concorso a premi per l'estemporanea ha visto aggiudicarsi il primo premio di 500 euro a Daniel Santini, il secondo premio di 300 euro è andato a Deborah Coli ed il terzo di 200 euro a Roberto Sironi. Il montepremi è stato messo in palio dal Rotary Club, selezione di Fano, che provvederà ad allestire, con le opere di tutti i partecipanti, un'asta di beneficenza per finanziare una delle sue iniziative benefiche. Infine, il premio della critica Tom Storer, che dà il diritto ad una mostra personale, è andata all'artista fanese Giovanni Piccini. Un evento che sicuramente proseguirà anche nei prossimi anni, perché crediamo che la città abbia proprio questo carattere artistico, questo carattere plurale, dove poter far emergere la cultura e l'arte delle persone che vivono nella città è una delle cose importanti per noi. Domani partirà la vendita dei biglietti per la partita che l'Alma Juventus Fano disputerà domenica alle ore 15 allo stadio Mancini contro il Castelfidardo. In base ai settori il prezzo va dagli 8 ai 25 euro e fino a venerdì sarà possibile acquistare i biglietti nelle attività convenzionate, mentre sabato rimarrà aperto il botteghino dello stadio dalle 14 alle ore 18:30.
E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a una coppia di Colli al Metauro. Li vediamo in questa fotografia. Loro sono Marco Bartolini e Anna Campari, che oggi festeggiano ben 58 anni di matrimonio. Bene, tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato a un convegno organizzato da Confartigianato dal titolo Le infrastrutture come volano dell'economia. Vi ricordiamo anche che alla Rotonda Amare a Senigallia prosegue l'iniziativa Ars Ingenium, la settimana dell'artigianato e delle micro e piccole imprese, promossa sempre dall'associazione di categoria. L'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri. Arrivederci. We'll be right back.